Quello a letto sono io, Massimo Ricciardi, in arte Christian Christie. Se alle 6 del pomeriggio dormo ancora è perché la notte canto nei locali. Sono già le 6. Di solito non vivo in un residence. Il problema è che sono un rifugiato, sono scappato da una donna. Farei pazzie per le donne e loro ogni tanto fanno pazzie per me. L'ultima è pazza davvero, ha detto che se mi trova mi strappa l'ugola. E allora addio carriera. Insomma, sì, perché io con la mia voce ci campo. Non alla grande, ma ci campo. Can I help you? Sir? Sorry. Yes. I'd like to speak to Mr. Sachs, please. Sure. It's kind of urgent. That way somewhere. Right away. There is over there. Oh, good. Room 27. Leave a message, please. Hello. Please, darling. Come on, cucciolone. Jesus, man. Come on. È incredibile, ma mi ha trovato. Mi ha chiesto room di Mr. Sachs perché tu, quando scappare di casa, scegliere sempre nome di grande magazzino di fronte alla nostra villa. Mi conosce troppo bene. Cucciolone, tu non puoi buttare via il nostro amore just like that. Please. Answer me. Ma che te answer? Hello, would you please answer me? È tutto il giorno che ti chiamo a ruota di collo. 5 anni che mi chiami. Anzi, mi perseguiti. Perché tu fa così? Perché? Why? Mazzo, giuro mi ammazzo. Ti ammazzo o mi ammazzo? Che scegliere? Arriva che hai detto. Dove canti tu questa sera? Tu conosci me. Io sono molto sensitiva. La strega, perché è sensitiva. La strega di Blair. Ti giuro, se ti trovo questa volta ti ammazzo. Ti trovo e ti ammazzo. Ti lascio finire la canzone perché I love. I really do love your music. Mi amo tua musica. Ma su applauso, ti ammazzo. Mi ammazzo, ti ammazzo. Oh, che palle. Ma tu guarda, mi tocca scappare come un ladro nella notte. Un'ultima serata al locale e parto per l'Italia. L'unica cosa che mi consola è che a Roma troverò le donne della mia vita. Non fraintendete, le mie sorelle e le mie nipoti. Sono tutte contesse. Ah, dimenticavo che sono conte anch'io. Ma le uniche ricchezze rimaste sono lo stemma e la casa. È lì che mi rifugierò, a casa Ricciardi, il mio guscio, la mia culla. Arrivo, donne! Arrivo a Roma! Hard Café. The address? Gregory Buda. Yes, sir. Che stora arriva? Grazie a Dio che sono qui. Guarda che è l'ultima serata che ti faccio. Ma come, sei firmato un accordo per 6 mesi? 3 settimane fa. 3 settimane fa non eri in pericolo di vita, adesso sì. Io t'acciro, e chi li usa non rispetta il contratto? Hai pure preso l'anticipo. Basterà per scappare, Barbara mi ha trovato. Mi siete lasciate pure stumise. Ha tentato di avvelenarmi col caffè. Ah, oh no, e che non ha ancora imparato a fare l'espresso? Pure tu dopo 20 anni puoi ancora da Zulilla. Ti ricordi com'è? È morto il suo ultimo marito? Avvelenato dalle ostriche. E ti dice niente questo? Mi dice che aveva sbagliato il ristorante. Forget it, guarda che se ti becca ammazza anche te. Ma mica t'ha seguito. Madonna, ma chi l'ha una pazza? It's wonderful. It's marvelous. You should care for me. It's awful nice. It's paradise. That's what I love to see. You've made my life so glamorous. You can't blame me for feeling amorous. That you should care for me. Hey, it's wonderful, it's marvelous. You should care for me. Come on, it's awful nice, it's paradise. That's what I love, I do see. Glamour.
Contessa Ricciardi, se lei è d'accordo, io domani farei venire i clienti. L'assegno è già pronto dal notaio. Scusate. Flaminia, mia figlia. Piacere, Saverio Trifirò. Piacere. E mamma, non è una crisi? Dice che se vendiamo muore di crepacuore. La rianimerete con l'assegno della caparra che vi hanno dato i russi. Ma non sia volgare, è la nostra tata. Ha cresciuto me, mia sorella Mercedes, i nostri figli, mio fratello Massimo. E a proposito di suo fratello che sta in America, lei pensa che verrà per l'occasione? No, è in tournée. E poi io ho la delega, lo sa benissimo, ho già firmato il compromesso. Ah, beh, io lo chiedevo soltanto per evitare problemi. Ce ne sarebbero se venisse. Mio zio può sopportare l'idea della vendita solo al di là dell'oceano. Non sapevo che aveste i cavalli. Fino a 2 settimane fa non li avevamo. Era un mio sogno. La mia nonna paterna mi ha insegnato ad andare a cavallo quando avevo 5 anni. Vado a vedere cosa trovo. Purtroppo nell'appartamento che ha visto la contessa c'è un solo garage e posto per una sola macchina. Ho già affittato un box al maneggio. Tesoro, ti costerà metà dello stipendio. Mia figlia desiderava così tanto un cavallo che quando ha saputo della vendita si è fatta fare un prestito per comprarlo. Chissà quanti ne dovrò fare ancora. Speriamo di no. Purtroppo credo di sì. Non si punisce quando esaudisce i nostri desideri, eh? Ciao, tesoro. Ciao, Andrea. Non sempre. Tua sorella non è stata punita affatto per il suo vestito nuovo. Beh, insomma, l'ho fatto per lui, per essere più carina. E poi stanotte ho avuto una colica l'idea di vendere. Una notte d'inferno per tutti. Comunque l'ho comprato con i miei soldi della caparra, eh? Ma se l'assegno è ancora nelle mani del notaio? Ho fatto un po' sdatato, non preoccuparti. Mamma, allora per Nenè? Falle una tisana di melissa. Ma che le fa la tisana? Claudio, il tuo amore, ci vai tu da Nenè, così la consoli un po'? Forse è meglio. È triste, poverina. Le fa male il cuore. Anch'io, non vedrò più i miei cinghialetti. Ecco, ci mancava solo il bambino adesso. Nenè? Nenè? Sì? Mi hanno detto che sei triste. Che il mal di cuore? Non ho il mal di cuore. È che mi fa un po' male il cuore. E com'è quando ti fa male il cuore? Ti senti triste. Allora anche a me fa male un po' il cuore. Ma tu non devi essere triste. Dai, aiutami a mettere il sale sulle melanzane. A che serve il sale? È per togliere l'amaro. Allora ce lo buttiamo addosso per noi, così non siamo più amareggiati. Oh, per carità, tu non sei mica una melanzana. A proposito, non fate parola dei cinghiali con i nostri clienti. Guardi che noi li trattiamo benissimo. Sono animalisti. Ah, animalista sono io. Loro sono cacciatori. Mamma, stiamo vendendo la nostra casa dei cacciatori. Ragazze, non ho chiesto il loro profilo psicologico. Ma certo, voi non dovete diventare amici dei vostri clienti. In fondo state solo vendendo una casa. No, vi stiamo vendendo un pezzo del nostro cuore. Pronto? Pronto, Claudio? Sono zio Massimo, come stai? Zio, madre stanco, how are you? Massimino. La pronuncia è migliorata, ma perché urli così, tesoro? Perché ti sento lontano. Deve essere il telefono, perché sono molto più vicino di quanto tu pensi. Sono a Roma. Zio, a Roma d'Italia. Ma zio Massimo è a Roma. Di a Nenè di infornare la parmigiana, perché pranziamo tutti insieme. Zio, ma sei magico. Come fa a sapere che Nenè sta facendo la parmigiana? Mercoledì, See you later, alligator. In a while, crocodile. I'm so happy that you speak English so well. Ma che dice? And your English school must be pronto. Pronto, attaccato. È qui, Massimino mio, è qui. Qui? Come, senza avvisare? Io lo sapevo. Lo zio c'ha il sesto senso. Qualcuno gli ha detto che stavamo trattando? No, quello se l'è sentito, c'ha ragione Flamme. Zio, speriamo che sia una visita breve. Massimo non sopporterebbe di assistere alla vendita. Vabbè, senta lei, ci vediamo, non so, la chiamo io fra qualche signora, giorno. Signora, fra qualche giorno i russi potrebbero essere partiti. Va bene, allora facciamo venerdì alle 16, arrivederla. Arrivederci. Arrivederla, signora. Ma signora, ma... Il basilico, Siatola, il basilico per la parmigiana. Ma non è che qui va tutto a monte, vero? No, stia tranquillo. Poi oramai hanno firmato, mia cognata ha la delega del fratello, no? Sì, ma quando ci sono tanti eredi, lei capisce. Se non lo capisco io. Oddio, lo zio Baldo. Come facciamo con lo zio Baldo? Dimmi che Olga l'antiquaria ce l'ha ancora, sì? E ce l'aveva in contovendita. Se avessi ricevuto un'offerta mi avrebbe avvisato. Beatrice, dobbiamo assolutamente riprenderci lo zio Baldo. Dove è l'uscita? Aeroporti di Roma informa che in questo aeroporto non è consentito fumare. Rome Airport, we would like to inform you that in this airport smoking is forbidden. Thank you.
Buongiorno. Buongiorno. Senta, mi aiuta? Sì. Io dovrei fare dei regalini che sembrino americani. Per delle signore sono partiti in fretta da Los Angeles e non ho potuto... Capisco. E quanti anni hanno? Una più o meno 30 e l'altra più o meno 40. Sono due donne di Napoli. Crema antirughe. È americana, vede? Provi. No, io non c'ho bisogno, grazie. Sì. Senta, per una signora di 70 anni è la mia tarda. Sempre l'antirughe, no? Ah, sì, ecco. Ma lei è fissata con le rughe? Non ce n'è nemmeno una. Perché uso la crema. Ah, ecco. Senta, e per delle ragazzine di appena... Antistress. Un uomo di 40 anni, antirughe, giusto? È calvo? No, anzi, c'è una bella criniera. Sa un po' americano, contro la forfora. Ammazza. Ecco qua. Torno dall'America e porto l'antistress, antirughe, antiforfora, come dei figli miesi da pezzi. No, perché sono 3 anni che manco da casa, allora... Guardi che gli americani ci battono sul campo cosmetico. Sono all'avanguardia della ricerca. E poi le donne oggi vogliono dimostrare come minimo 5 anni meno di quelle che hanno. E questa crema promette questo risultato. E perché proprio 5 anni? Statistica! Lo sai, Merci, no? Per un'amica come te io farei qualunque cosa, ma il quadro è stato venduto. È stato acquistato da un gallerista di Milano. Non è possibile, te l'ha portato mio marito 1 mese fa il quadro. In conto vendita. Ma no, no, signore. Noi l'abbiamo acquistato da suo cognato. Che cosa? E quanto... Mi scusi, ma non rientra nelle mie competenze dire... No, no, ma non può essere. Andrea non può aver fatto una cosa del genere, ma è impossibile. Sì che può. Le offriamo il doppio. E come facciamo? Aspettiamo. Scritto no, pulito bene. Quello, dottore, è stato uno dei momenti più difficili della mia vita. Perdoni. Chi è? Ah. Amore, ma sono in seduta. No, dottore, faccia pure, tanto mi sfogo un po' qui. Stia tranquillo. Ah. Spieghi questa storia dello zio Ubaldo. No, ecco, con i 10.000 euro del quadro. Sì, sto organizzando un viaggio alle Seychelles. Ma quando, scusa? Sì, a Natale. Però così adesso non è più una sorpresa. No, perché c'era anche Beatrice come dall'antiquario, capito? No, non vorrei che pensasse... No? No, ho prenotato anche per lei. Lo sai come si deprime a Natale? Poi il coniuge abbandonato... Vive luttuosamente il... Avrei preferito saperlo, comunque. Che te lo dicevo a fare? Per farti stare in agitazione 3 mesi prima. Marcellina, tu sei una stanziale. Ok. Ciao, amore. Ciao, amore, ciao. Qualcuno l'ha spinta. E chi ha mangiato la parmigiana di Massimino? Nenè, si erano poi bruciate le melanzane? No, sono buonissime. Massimo! Oddio! Fratellone mio, tesoro mio. Chi ha mangiato la melanzana? Massimo! È una poesia. Massimo! Massimo! Ma che hai fatto? Me li sono strappati per la disperazione di sapere che stavi arrivando. Ma che è la maniera d'accogliermi? Comunque sto facendo una cura di olio di crine di cavallo.
Spero che funzioni. Io no. Manuela si è appena comprata un cavallo. Ah, ma è bellissima. Ciao. Ecco, ciao, la piccoletta zio. Di casa. Come va? Bene. Hai visto com'è cresciuta? Ho un pensierino pure per il cavallo. Lo shampoo antiforfora che avevo preso per Andrea. Massimo, ci volevi tu per far ridere Nenè? No, signora non ride, piange. Di gioia, Siatola, di gioia. Ma chi è? Lavora con noi. C'è l'assistant? No, assistant. Io russo, sviato slavo, per servire lei. Chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi. Rilassa le palpebre. Perché la luce è dentro di te. Rilassa la testa. Così. Rilassati. Continua a rilassarti. Morbida così, come ti senti? Mi sento come una signora. Morbida così, rilassata. Mi ci sento tutta rilassata. Ma quanto lo pagano le clienti sto guazzo? Boh, mi pare 70 botta. Ammazza, 70 botta per rilassarsi. Beh, se so veri signori, sì. Andiamo, va, che dobbiamo lavorare. Andiamo. Ammappala quanto è bello sto guazzo. Buongiorno, direttrice. Buongiorno. Buongiorno, Tamara. Puoi avvertire Lucentini che sto arrivando? Ho fatto un po' tardi, ma è tornato mio fratello dall'America. Ah, Mariuccio ha finito la dimostrazione col terapista. Allora? Come ti senti? Boh, mi sento girare un po' tutto. Quello è il disorientamento limbico. Limbo? Ma che hai detto? No, è il rilassamento che avviene dopo il massaggio Watson. Ah, allora? La inseriamo la terapia Watson nelle nostre offerte? Certo. È stato bello. Bello? De più, mi sentivo come una neonata nelle braccia della mamma. E invece eri in quelle di Fabio. Solo che non è stato facile sciogliere la tensione muscolare. Era molto contratta. Te credo, oggi ho ricevuto l'avviso di sfratto. Ma dove vado, Pettetti? Ma mica sono un gatto. Io te l'ho detto all'avvocato mio. Sai che mi ha detto quello stupido? Che con sti occhi ci posso andare, Pettetti. Ci credo. Vabbè, ciao, mi vado a preparare. Signora, se vuole faccio una dimostrazione anche con lei, così possiamo... Magari un'altra volta? Come un'altra volta? Vuol dire che mi sta assumendo? Forse. Dai, dai. Forse. Forse, e vai. Io non avrò studiato, ma il buon senso mica si impara sui libri. Lei deve fare come gli dico io. Gli deve dire che mi sono rotta una gamba e non mi può sfrattare. Ci sarà una legge che protegge chi si è fatto male. Ma chi se ne frega se lei si ingarbugli, non li fa, li faccio io. Ma che mi devo prendere un avvocato per difendermi da lei? Arrivederci. Oh, ma guarda questo. Ma lo sai che è proprio una buona idea? Cosa? Ma è un'idea pazzesca farsi ingessare le gambe per non farsi sfrattare. È ancora più pazzesco e farsi ingessare davvero, così uno si riposa un po'. Guarda, sono fuori di me. La padrona di casa ha fatto sposare una figlia per portarmi via l'appartamento. Non sai che vuol dire avere lo sfratto. Io mi sento una profuga. Allora sono una profuga anch'io. C'ho lo sfratto. C'hai lo sfratto? Ma non c'avevate una casona di proprietà? Ma te chi te sfratta? I debiti, mi sfrattano i debiti. Comunque adesso c'è un russo, un tipo duro e pieno di soldi che la vuole comprare. E allora perché sei triste? Prima ero disperata perché non riuscivo a vendere. E adesso perché ho venduto. Te capisco. Perché chi vende perde l'anima, lo diceva sempre mia nonna. Non ho neanche trovato il coraggio di dirlo a mio fratello. Ma Massimo è tornato a casa così, all'improvviso. Mi devo sbrigare, fra 20 minuti c'ho la Vanvitelli.
Non è che la sopporto tanto quella. Polistena non è cattiva, è solo un po' snob. Sine nobilitate. Sine, come a Roma. Sine nome. No, sine come senza. È latino. Oddio, mi gira ancora tutto. Ma sa che mi devo prendere qualcosa per tirarmi su. Ti aspetto gli attrezzi. Sì. Allora il mio frozen? Un attimo, arrivo. Maurizio, mi fai un caffè che mi gira la testa? Vedi che fai girare la testa a tutti. Guarda un po', qua ci sta a capire più niente nessuno. Ma nessuno che ci stai solo te. Infatti, c'hai gli occhi rossi, lo dico sempre. C'è troppo cloro qua vicino. Ma che cloro? Questo è il tramonto romano, il nuovo ombretto della Scilli. Ho capito, ma c'hai l'occhio verde, l'ombretto rosso, la pelle di porcellana, la pari a bandiera. E sto caffè? C'ho voglia di scherzare oggi, Maurizio. C'ho lo sfratto, un sacco di bollette da pagare. E poi c'ho il tramonto rosso in banca. Sto sotto. Lo sai che arriva una posta per te? L'ho presa io perché sapevo che mi veniva a trovare. Davvero? Oh, se la cartella delle tasse non me la dà, aspetto pure quella. No, ma quale cartella? Che è la lettera di un innamorato. Ma che innamorato? Non la vedi che la caricatura è un pupo? E allora che c'è scritto? Che hai vinto la lotteria? Sì, la lotteria dei baci. Ce l'avresti uno pure per me, te bacio. Oh, mannaggia. Te l'ho lasciato qua il bacio. Non meno male che sto fucsio orientale doveva essere indelebile. Ciao. Ciao. Questa è una reliquia. Là. Nenè e il suo sublime babà. Ah, finalmente, sono 3 anni che lo sognavo. Beh, bastava tornare prima. Ti prego, non infierire. Nenè, almeno per il dolce, sediti con noi, dai. No, c'ho mal di schiena e poi c'ho il caffè sul fornello. Massimo è talmente impegnato che lo sai che non si ferma mai più di 3 giorni. Ah, tranquilla, questa volta no. Davvero, zio? Sì, ho preso una vacanza, sono un po' giù di voce. Certo che nel vostro ambiente... Se uno sparisce dalle scene per più di 2 settimane, viene considerato morto. Ma non mi fa fare scongiuri, eh? No, io intendevo artisticamente morto. Dai! Andrea, per favore! Dai, comunque io sono felicissima che ti trattieni. È solo che venerdì avremo tutti un impegno e... Sai quanti venerdì passeremo insieme, non preoccupatevi. Andate pure, io farò qualche lavoretto in casa, mi sembra che ce ne sia bisogno, eh? Oh no, è tutto a posto. Beh, insomma... Prima quando mi sono fatto la doccia, per poco ci rimetto 3 costole. Sei scivolato, il jet lag, sei stanco. Era stanca la doccia, appena l'ho aperta mi è caduta in testa. Beh, sai, se qui dovessimo mettere a posto tutto ci vorrebbe... Beh, sì, effettivamente i lavori da fare sarebbero tanti. Ma il russo? In che senso il russo? Perché dici il russo? Beh, mi sembra un uomo forte, eh? È un incrocio tra Gorbachev e Pasternak. Ah, è russo. Ah, Sciatola. Abbiamo capito. Sì, Pasternak. Certo, ora è chiaro. Viene 2 volte alla settimana, eh? È per questo il giardino è una steppa. Così bravo. Non credo che come muratore in Russia pescava salmoni. Avete messo il parco in mano a un pescatore. Capirei se ci fosse stato ancora il laghetto coi pesci. Ma Sciatola è un uomo del bosco e dell'iera. Ma che mi dici? Ma perché ti sarai innamorato del russo? Lo sai che quando eravamo bambini avevamo un laghetto coi pesci? Poi si è prosciugato. No, si sono prosciugate le finanze dei bisnonni. Hanno venduto la parte di parco col laghetto e adesso c'è una piscina pubblica. Oddio, i pesci poveretti! E beh, per un po' di tempo hanno vissuto nella vascona da bagno della bisnonna. Sì, poi li abbiamo liberati nel lago ed erano felicissimi. Vedessi come sguazzavano, ti ricordi? Sì, felici pesci, noi eravamo felici. È che non ci si deve affezionare troppo alle cose, ma solo alle persone e ai pesci. Ma le cose no, perché oggi ci sono e domani chi lo sa. Ecco, questo è molto importante, Claudietto. Anche le case, per esempio. Certo, io ho detto le cose, ma volevo dire anche le case. Avevamo anche una casa a Capri e una a Parigi. E adesso non li abbiamo più, perché un nobile è uno che vende, ha venduto o venderà. Bravi, tutto tranne l'onore. E la casa di famiglia, perché questa è sacra. Ah, certo, la casa è sacra. Che? Ti tremano le mani? Sono un po' nervosa, ecco. Grazie. Scusate. Oddio, scusate. Pronto?
Ma è pazzesco. No, non sento. Un momento. Non c'è campo, vado di là. Sempre. Anche di notte. Guarda, poveraccio, lavora tanto. È un periodo che ha almeno 10 pazienti al giorno. Pronto? Sì, subito. Massimino, è per te. E chi è a quest'ora? Mamma mia, quanto è buono sto caffè. In America t'avvelenano. Oddio, dall'America. No, non è americano. Dammi qua. È napoletano, veramente. Sì? Mamma, dormiamo qui. D'accordo, sì, certo. E Pino, me lo sono speso tutto l'anticipo. Certo. Con l'euro in cambio. Ma no, che c'è secca l'anticipo, Massimo? È che... si tratta di... No. Ma non biascicare, non capisco, che dici? Non riesco a capire una parola, ma che hai bevuto? Come al solito. Sì, my darling. Barbara, ma come... Fino dopo la quarta tazza di gin ho vomitato il tuo numero di telefono. Mamma, ti prego, trova il coraggio e dia lo zio che stiamo per vendere. Non si può. Sì, bisogna affrontare la situazione. Ma mio marito dov'è? Preferisci che lo cacci il russo col carro armato? Ma si trova l'auto di vendita. No, quello è impossibile. L'ho messo nel cassetto delle medicine. Massimo non ha mai preso una medicina in vita sua. Lo sai. Cucciolo, ma perché tu sei scappato? Ma che è scappato? Mi ha chiamato Beatrice, mia sorella, e mi ha detto testualmente: è la fine, dobbiamo vendere la casa di famiglia. Allora gliel'hai detto? Ma volete altre prove? È sensitivo. Ma come? Tu casa? Ma sì, è come se mi strappassero le budella, il fegato. Oh, non esagerare, now. Ma no che non esagero. Guarda che se mi volevi ammazzare, risparmi le pallottole. Marmi, sono un uomo morto. Lasciami solo col mio dolore, tesoro. Ciao, Vanni, ciao. Ciao, ciao. Sei cascata con tutte le scarpe. Sono un genio, sono un genio. Devo dire che un fondo di verità c'è. Dovessi vendere questa casa io morirei. Perché quando io sono qui mi sento come un neonato dentro l'incubatrice. Come Gin Kelly sotto la pioggia. Poi forse è meglio che noi. Ma come, sto fuori 3 anni e non sentiamo un po' di musica, no? Stiamo insieme. Ma mica sarà per le creme. No, ma figurati, no. Sono antirughe, ma voi non ne avete bisogno. Buonanotte, buonanotte. Buonanotte. Ma se ne va pure le buonanotte. Ma chi sa, che ha fatto? Ma io ho detto. Che sto per ingrassa. Ragazze! Ragazze, ma dove andate? Sono proprio offese. Oh! Certo, in qualche modo risolviamo. Ma mica te la sei ripresa per l'anti... Guarda che non ce l'avevi la forfora. C'è i capelli, sempre... ma non la forfora. Ah, ma sei ancora... Sì, scusa, è la moglie di un mio paziente. Il marito ha tentato di ammazzarla. Ti credo, quello che gli fa spendere il telefono. Sì, le consiglierei un calmante. Potrebbe prendere lo stesso che ha dato a suo marito. Sì. Sì, no, non c'è problema. Va bene, ci risentiamo. Buonanotte. Certo che voi medici, una vitaccia, è sempre a lavorare. Pensa che io sabato devo andare a Cesena. E il match viene con te? No, Cesena non è interessante. Perché? Si mangia bene. Ma quella sta sempre a dieta. L'hai scelta proprio bene, eh? No, guarda che non le scegliamo noi le città per fare i congressi. No, io dicevo la moglie. Stasera dormite qui, no? No, io devo tornare in città perché domani mattina devo andare all'università. Merce è già a letto. Ho capito, ma vai, poi trovo traffico. Su, su. No, io devo... Ah, che ti aspetta a letto, su. Devo andare... Te tocca. Oh. Buonanotte. Vai. Vado. Bravo. Chi sono? Chi sono? Chi sono? Sei Massimo. Certo che sei cambiata. Una volta mi dicevi sei il fantasma del castello. Quando eri un pupo. 3 anni fa mica ero un pupo. Senti un po', ma il vestito della zia, quello che ti mettivi per mascherarti, ti stava bene? Col cappello con la veletta, eh? Che fine non fa? Non c'ho più tempo per giocare al fantasma. Ma vedi, sì, alle 2 di notte stai ancora in giro per casa. Ma che c'è, il fuso americano pure te? No, c'ho il fuso dei vecchi, che quando dormi ti sembra di perdere tempo. Ma domani mattina sei uno straccio. E tanto sono straccio pure se dormo. Senti, per quelle pillolette che prendevi, stanno sempre giù nel cassetto delle medicine in cucina, ci vado io. No, 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 per carità. Che mi fanno un effetto contrario. Ma che è sto profumo, Stavi a cucinare? Ma no, è la crema antirughe. Ma tu non c'hai bisogno però, eh?
Oh, sei il solito bugiardo. Dai, su che c'ho un metodo io per farti dormire. Che fai? E dai una botta in testa? No, mica ti faccio soffrire. Un po' di gas, finiamo. La paura è fatta di niente, Nenè. Magari. Certe volte mi prende un fiatone che mi sembra di correre e invece sto a letto. Allora, quando me lo dicevi da bambino mi prendevi in giro. Era per farti dormire. C'avevi gli incubi. Invece adesso ce l'ho io gli incubi. Cioè? Lasciate, va a dormire, va. Che magari se te li racconto finisce che me li sogno pure stanotte. Pure questo mi dicevi. Ma non è vero. Cazzo che bugiarda. Bene, tu stai stregata sul lettino, io mi giro e faccio lo psicanalista. Ma io non c'ho bisogno dello psicanalista. È la prova che ne hai bisogno. E cioè? È dire che non ne hai bisogno. Ma tu mi freghi sempre con le parole. Ti credo, tu dici ancora psicanalista? Perché lo dicevi tu da bambino. Andiamo al sodo, l'incubo. Uffa. Dai, non ti faccio manco pagare. E vabbè. Mi sogno che mi cacciano da sta casa. E che scherziamo, ma chi ti caccia? Mi pare che sono dei russi. Ah, cara signora, ho capito. E lei è innamorata del russo, mezzo Gorbaciov e mezzo Pasternak. Siatola. E vabbè, ma non è un incubo, è un sogno. Lei sogna che il russo se la sposi e se la porti nella stipa. Non hai capito niente. Ma vuoi dire che non è sbocciato l'amore col giardiniere? E quello fa il giardiniere, se lo sboccia con lui, ma con chi sboccia? Questa amica me la ricordavo. Oh, io sono l'unico che è migliorato crescendo, eh. Eravamo andati alle corse con papà quel giorno. Io gli dicevo sempre, punta quel cavallo lì, e perdevo. Ma hai vinto da un'altra parte? Ma dove? Sto qua solo come... Ma che dici, solo? Barbara, l'americana, quella che ha chiamato prima. È carina, è pure innamorata. Ma io non lo so, non mi sembra mai il momento di fermarmi. Vedi, Beatrice e Merci, no? Adesso c'hanno un po' dei casini. Anche Andrea in questo periodo non è che mi ha raccontato giusto. Però Beatrice ha delle figlie meravigliose. Magari adesso stanno tutte e tre nel lettone a chiacchierare. Io invece con chi chiacchiero? Giusto con te posso chiacchierare. Che non è da meno, eh? Che ti sei offesa da me. Bene. È crollata. Io ho fatto la sonnifera. Mazza che noioso che sono. Quanta crema ti sei messa? Ma che mi vuoi diventare una pupa? Mi sa che sto russo c'è proprio in vaso. Ma che mi sei diventata scientosa? Però così ne vai a fuoco. Aspetta. Ah! Oddio, strega! C'ho il colpo della strega, vieni morte. Strega di mezzanotte. Che poi sono pure le due. Adesso che faccio qua? Dove vado? Vado a cercare medicine. Stavano giù in cucina, nel cassetto. Oddio, oddio. Ma che cos'è? Un picchio? Massimo! Ma sei caduto? No, c'ho il colpo della strega e mezz'ora che sto così. Ti aiuto a rialzarti. Vieni, tirati su. No, è meglio che ti siedi per terra te. Oddio. Ma Massimo, sono le 4 del mattino. Io non ho il fuso di Los Angeles. Sono stanca, devo dormire. Ma cosa stai mangiando? Aspirina. Oddio, Massimo, ma tu hai aperto il cassetto delle... Massimo, tu sei allergico alle medicine. No, sono allergico a questo. Hai trovato il compromesso di vendita? Mi chiedo solo perché non avvisavi. Mi chiamavi e mi dicevi, Massimo, siamo costretti a vendere la casa. Non è pensabile tirare avanti solo con i soldi dello Sporting e lo stipendio di Manuela. L'ipoteca ci costa 5.000 euro al mese, insomma io avrei capito. Magari avrei fatto di tutto per trovare... 400.000 euro, se no la banca ci porta via tutto. 100.000 euro non li trovavo manco se facevo di tutto. Appunto. Ma già vi siete alzati. Adesso vi faccio il caffè, eh? È meglio, va. Oltre all'ipoteca, come se non bastasse, c'è stata un'ordinanza che ci ha obbligato a fare dei lavori di manutenzione. Ma dove li trovavo tutti quei soldi? No, non c'era altro da fare.
Mantenere questa casa ha dei costi altissimi, è impossibile. E quindi, visto che avevo la tua delega, sicuramente te l'avrei detto. Perché non me l'hai detto appena sono arrivato, scusa? È vero, ti ho messo di fronte al fatto compiuto. Grazie per la fiducia. No, è che tu pensi che io non sopporterei di non vedere più questa cucina, ecco. Non sopporterei di non assaggiare questa marmellata. Ma quanto campa l'albicocco? Questo sono più di 20 anni che ci massacrano l'albicocco. E le zucchine? E melanzane? Quante parmigiane abbiamo mangiato in questa casa? Sempre le stesse cose. Albicocche, zucchine e melanzane. Melanzane, albicocche e zucchine. Penso solo quello. Ma mangiano sempre le stesse cose. Ma di la verità. Quello che pensavi che mi sarei messo a piangere come un ragazzino. Tutto questo perché mamma diceva che era un piagnone. A me? Ma tu lo sai che non è vero. Tu lo sai che io sono forte. Non mi ammazza nessuno a me. Prenditi un caffè, dai. Che è quell'americano? Me volete avvelenare pure voi, così vendete casa mia tranquilla. No, sono due espressi con 4 cucchiaini di zucchero. E così ti tira un po' su. Tira su. Oh, è passato il dolore. Non c'ho più il colpo della strega. Sarà stato lo shock. Lo credo, ti sei mangiato una scatola di aspirine. Allora sono entrato in coma. Mo esco dal coma. Volesse il cielo, realizza che non è vero che dobbiamo vendere. No, venerdì esci di casa perché entrano i nuovi proprietari. Ecco cosa dovevate fare venerdì. Ma pure tu, Nene, lo sapevi e manco me l'hai detto. Ma che pensi che fosse l'incubo dei russi? Ah, non era Pasternak. Pure come psicanalista sono un disastro, hai visto? Stiamo vendendo a dei russi. Ci hanno già dato una caparra di 400.000 euro. Io non l'ho mai visti 400.000 euro tutti insieme. E neanche noi. L'assegno è in garanzia dal notaio. Ma hai detto che con 400.000 euro possiamo riscattare l'ipoteca? Ma allora, scusa, si può ancora... I russi la riscatteranno. Massimo, abbiamo venduto. Venduto, hai capito? Mettici una pietra sopra. Non ancora. Voglio Pasternak, una macchina da trasporto e un po' di fiducia da parte vostra. Massimo, came back. E che vuol dire came back? Vuol dire che sono tornato. E adesso non ce n'è più per nessuno. Ciao, zio. Ciao, Manuela. Vieni a cavalcare con me? No, un'altra volta. Riccardo, il cavallo di Russia ha dei problemi. Bisogna chiamare il veterinario. E che dovete concimare tutta Castel Porziano? Digli al conte che non è periodo. Ah. Dottor Conte, io pescatore, ma devo lei dire questo, non momento buono di concima. Ma infatti non concimiamo, ma poi guarda, non chiamarmi né conte né dottore, anche perché in Italia non si dice dottor Conte. Ma scusa una cosa, come parli tu con Nenè? Con cuore parlo, lei capisce. Allora facciamo una cosa, io ti insegno l'italiano e tu mi insegni il russo. Questo bene. Come si dice il posto dove si butta la schifezza? Pamoica. Pamoica. È facile, Pamoica. È facile, Pamoica. Bene. Conte, sì. Guardi che se gliene serve ancora, noi ce n'abbiamo quanto ne vuole. Ah, bene, torniamo domani a fare un altro carico. Più ce l'abbiamo e meglio è. Grazie, arrivederci. No, grazie di tutto. Ah, sì, aspetti che io lo firmo. No, Conte, non deve firmare. Ricciardo. Deve pagare. Ma se non è tempo di concimare, non è tempo neanche di pagare. Ma come non è tempo di pagare? Scusi, Conte, ma... Ma i conti non si presentano, i conti, se no non gli tornano i conti. Basta, che metti in moto, grazie, tante care cose. Andiamo, se no questo cimina. Ma mi hai messo qualcosa che scalda sul collo? No, veramente sto utilizzando degli oli essenziali ai fiori, l'aloe. Dovrebbe dare un senso di freschezza. Non c'ha la febbre? Speriamo di no. Domani c'è il 30° del marito della Banciallotti. Tesoro, Dio che mani calde. Ma non sarai tu avere un po' d'alterazione, Io le mani ce l'ho sempre così. Non mi pare. Ma è pazzesco. L'olio penetra molto meglio. Voglio sempre te, cara. Sei il mio termoforo. Sì? Mariuccia, scusa, il marchese Vanvitelli vuole sapere a che ora esce la signora. Ma che ore sono? È già qui? Digli di rilassarsi, per favore, che voglio fare anche il massaggio drenante. Ok, arrivo subito. Grazie. Bene.
Senta, scusi, signorina, volevo scusi, sapere... Scusi, lei è il signor Van Vitelli? Sì, sono io. Allora posso chiedere a lei più o meno quanto c'è da aspettare per... Lorenzo! Oh. Mi avevano detto che eri arrivato. Da quanto tempo non ci Come vediamo? Stai? Bene, molto bene, grazie. Me l'aveva detto Polly che eri tu la direttrice di questo posto. A proposito, tra quanto la dimettono? Ah, questo bisogna chiederlo a Maria. Ah. Maria, fra quanto è pronta la signora? Ah, sì, certo. La signora Van Vitelli. Maria, cosa c'è? Niente, è che stamattina ho fatto uno sguazzo e... c'ho ancora tutte le gambe molli. Ah, certo. Senti, dopo vuoi vedere le nostre attrezzature? Sì, volentieri. Tanto mi sa che qui c'è un bel po' da aspettare, eh? Ah. Ma che cos'è sto sguazzo che fate qui? No, wazzu, lo sciazzo in acqua. Ah, sì, sì. Wazzu. L'ho fatto anch'io una volta alle terme. È rilassante, molto rilassante. Anche troppo rilassante. Maria, se non vai, la signora Van Vitelli non uscirà mai dalla cabina. Ah, sì, certo, la signora. Sì, certo. E cerchiamo di farla uscire dalla cabina. Magari in giornata. Ti fa proprio bene dirigere questo posto. Sei in gran forma, complimenti. Eh beh, grazie, frequentare una palestra aiuta. Anche tu stai molto bene. Sì, ma io non frequento palestre, di nessun tipo. Tranne che per venire a prendere Polly. Ma che la state restaurando? Non capisco, adesso le tue mani sono freddissime. Neanche l'avessi immersa nel ghiaccio, da cosa dipende? Non lo so, sarà l'olio? Ma non è sempre quello all'aloe? Sì. È arrivato Lorenzo, avevamo trovato un certo feeling col massaggio. È tutta colpa di mio fratello. Ma quel signore è suo fratello? E io mi credevo che era suo marito. Ma certo, è l'architetto di cui ti parlavo. Bello, eh? Tutte le mie amiche se lo vorrebbero sposare, ma lui resiste. È così occupato col suo lavoro, te l'ho detto. Sapessi quanti cuori ha infranto? Che poi vengono tutte a piangere da me. Ma che strano, adesso le tue mani sono di nuovo calde. Ma certo sei straordinaria, hai delle escursioni termiche pazzesche. Lei sicuro che non bastare? No, non basta. Spala, spala, che basta. Anzi, domani mattina andiamo a prendere un altro carico. Dai, su, forza. Ecco le fotocopie. Ah, sì, grazie. Manuela, c'è il signor Carletti che ti aspetta in ufficio. Quando finisce la tua pausa pranzo? Fra mezz'ora, ma non è un problema. Me lo sono già lavorato io. Gli ho proposto moneta unica. Beh, sì, può essere vantaggiosa. Se avesse la metà, non potrebbe essere mio padre. Beh, allora perché non proponi la polizza? Perché moneta unica è vantaggiosa per il gruppo, tesoro. Beh, forse moneta d'argento per un signor anziano potrebbe essere più limitata. Ma perché zoppichi? Cos'hai, un calletto? Alle 3 viene la mia pedicure, se mai avesse tempo. No, non ho un calletto, è che la gonna è troppo stretta e questi tacchi che lei mi ha consigliato sono troppo alti. Per questo ho fatto tardi. Tesoro, i tacchi alti sono l'ultimo baluardo della femminilità. Quella che mi ha colpito durante il nostro colloquio di assunzione. Non avevo i tacchi alti. Sì, ma avevi una grazia con cui ho pensato avresti convinto anche il cliente più refrattario. Ah, quindi lei non mi ha assunta per la mia capacità, ma per la mia grazia? Oh, come no? Ma soprattutto per la tua capacità di eseguire senza discutere. Non uscirai dalla tua stanza fino a quando Carletti non avrà firmato moneta unica. Chiaro? Muoviti su. Buongiorno, mi scusi, cerco Gianluigi Patrizi, so che è venuto per il suo solito volo e dovrei... Sì, 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 guardi, è appena atterrato, su quel Cessna bianco. Grazie. Prego. Ah, mi raccomando, rimanga a bordo pista. Va bene, grazie. Ammazza, quasi ridotto in 3 anni. Oh!
Ma Simone, hai visto che sono tornato? Ma che sorpresa! Buono, per carità, che sto male. Ma se sei un fiore? Sì, un fiore di cactus. C'ho un'artrite deformante, allo stadio iniziale. E mi sta prendendo pure le mani, però per fortuna con la croce non c'ho ancora problemi. Sai com'è, no? Dopo la quarantina un danno ogni mattina. Parla per te, io mi sento un leone. No, guarda che ti può prendere da un momento all'altro. Io, per esempio, una sera mi sono chinato e trac. Sono rimasto lì accartocciato come una candela storta. Colpo della strega. Però poi ti è passato. Sì, con tre aspirine. Però dopo una settimana mi sono bloccato di nuovo. Sta zitto che già mi sento tutto deformato. Ma dimmi, quando sei tornato? Mercoledì. Però c'ho un problema. E ti pareva? Altrimenti quando lo venivi a trovare, il tuo vecchio amico Gianluigi, eh? Oh, e pensare che te l'ho fatta passare io la paura di volare. Infatti, dopo un volo acrobatico insieme a te, niente ti fa più paura. A parte vendere Villa Ricciardi. Stai vendendo Villa Ricciardi? Sì, no, ma insomma è in pericolo. Mi devi dare una mano. Ma io te le do tutte e due, ma se mi sai che per casa tua. Però mi serve anche l'aereo. Venerdì che fai dalle 4 alle 5? Signor Carletti. Oh, buongiorno. Scusate. La lascio con la nostra bella Manuela. Dottoressa, ma è proprio sicura che questo investimento sia il migliore per me? Certo. E poi può disinvestire quando vuole. Senza rimetterci? Assolutamente, a parte le spese. Ah, e a quanto ammonterebbero le spese? La mia assistente è molto più veloce di me nel fare i conti. Ti affido il nostro carissimo Carletti. Ah, per quella commissione, non preoccuparti, ci mando il fattorino. Prego, si accomodi. Prendo la sedia. La dottoressa Cavalieri ha detto che l'investimento è molto vantaggioso e che posso disinvestire in qualunque momento con la minima perdita. Sì, certo. A parte la franchigia. E a quanto ammonta la franchigia? Perché la dottoressa non me l'ha detto? Al 10% per il primo anno. Quindi se io avessi bisogno del capitale, diciamo entro 6 mesi, ci rimetterei. Eh sì, e molto anche. Cioè, voglio dire, dipende da quello che lei vuole investire. No, il problema è che mia figlia, che ha più o meno la sua età, proprio ieri sera mi ha detto che col fidanzato hanno cominciato a parlare di matrimonio. Sai, io sono rimasto solo da un anno e Daniela ha sofferto molto. Era tanto tempo che non la vedevo sorridere così. Sa, se si dovesse sposare davvero, i miei risparmi servirebbero per coprire le spese del matrimonio. Quindi le conviene ripensarci. Tu mi devi dire con precisione a che ora è l'appuntamento con i russi, chiaro? Altrimenti non funzionerà. Ma mi spieghi cosa stai combinando? Ho un piano, ma i piani non si svelano fino in fondo, perché non sono chiari fino in fondo nemmeno al generale. Ma mica stiamo combattendo contro l'armata russa. Ah sì, perché se tu pensi che casa nostra è come un piccolo stato, se la perdiamo saremo esuli per sempre. Esuli, ma finalmente liberi. La guerra è guerra. Ah, vedi, ci stanno anche gli indiani. Ma quali indiani? Quella è Maria, un'estetista bravissima. Ciao, B. Ciao, Maria. Mi pareva Pocahontas. Lei deve essere Massimo, il fratello di B. Buongiorno. Buongiorno. Come stai, Maria? Sono stata fino adesso da quella zecca Carbuglia e l'avvocato mio per lo sfratto. Oh, vuole essere pagato prima di cominciare. Ma c'ha lo sfratto anche lei? Eh sì, ma io sono fortunata perché Bim ha trovato un posto qua. Certo non mi sta proprio comodo perché io abito a Tor Tre Teste. Oh, ci ho messo 2 ad arrivare qui. Infatti sono tutta sporca di inquinamento. Ma che è sto odore? Ah, no, niente. Ciao, Beatrice. Ciao. I miei omaggi. Che caruccio. Non me l'aveva mai detto nessuno, i miei omaggi. Ah, beh, perché invece di offrire dei fiori a una bella donna come lei, si dice così, è una metafora. Sì. Ciao. Andiamo a Pasternak, abbiamo un sacco certo di cose. Certo che è simpatico, eh? È un ciclone. Da quando è arrivato mi ha cambiato la vita. Massimo! Oh, Lorenzo! Massimo Ricciardi! Ciao, come stai? Best American friend. Come va? I'm so glad to see you. No, Lorenzo, parliamo in italiano che ci rilassiamo di più. Era per tenermi in esercizio, un attimo, così. Senti, ma allora è vero che in questi posti ormai ci vengono più gli uomini che le donne? Ma no, Lorenzo viene solo a prendere polissena. Che in realtà ne ha molto bisogno. No, guarda che non è questo che intendevo dire, no, dicevo così. Ma Villa Ricciardi, come sta? È una nostalgia di quella casa? Forse perché eravamo tutti più giovani? Pure la casa. Oh, se hai bisogno di qualche ristrutturazione, qualche suggerimento, non fare complimenti, Ma veramente ci avrei bisogno di una ristrutturazione del conto in banca. Senti, e tu che stai facendo? Adesso sto costruendo a Tor Tre Teste, case popolari. Speriamo che rimangano popolari anche i prezzi.
Beh, io faccio quello che posso. Non mi faccio pagare. Ah, anch'io l'ho fatto, soltanto che nel mio caso erano gli impresari che me lo imponevano. Beh, vi lascio. Buona ciao, giornata. Ciao, ciao. Mi ha fatto piacere vederti. Guarda, Beatrice, io lo dico a te perché sei in guerra come me, ma la tattica per cacciare via i russi da casa nostra: primo, riempire il parco di merda così crederanno che le fugne non funzionano; secondo, farli sbranare dai cinghiali; e terzo, c'è una sorpresa che è vera dal cielo, ma non te lo dico. Aspetta e vedrai. Ciao. Ecco. Salve. Mi scusi, signora, devo parlare immediatamente col dottore. Mi spiace, non c'è un congresso. Oh, no. Io ho un attacco di panico. Mi perdoni, io non posso aspettare il suo ritorno. Guardi, si accomodi un attimo. Ma non ne ha lasciato un numero di un collega per le urgenze? Il collega? Ah, sì, sì, io l'ho chiamato, ma il telefonino è irraggiungibile. Io ho assolutamente bisogno di parlare con suo marito, lei deve aiutarmi. Non so come aiutarla, perché non conosco il numero del cellulare a memoria, è nuovo, capisci? Ah. E comunque a Cesena. No. No? No, no, che Cesena? Ho sentito la segretaria che prenotava per Parigi. Parigi? Sì. Ma lei è pazzo, scusi, non intendevo in quel senso. Cioè, io so benissimo dove è mio marito, è un congresso a Cesena. Posso credere, ma che c'hai? La benzina te l'ho messa! Sei stata 3 giorni dal meccanico! Dio, Dio! È pronto? Sono Maria Monticelli. Scusi, mi si è rotta la macchina. Potrebbe far mangiare la bambina in qualche maniera? Io arrivo appena posso. La sovrintendenza dei beni culturali vincola Villa Ricciardi. Ma non me puoi fa così! Ma non mi puoi sempre lasciare un giorno sì e un giorno no per strada? Perché mi tradisci sempre? Non mi puoi tradire sempre così? Quella è Maria. Maria, ma che succede? Ma che vuoi? Oh, Conte! No, è che stavo a parlare... Con la macchina? Ma ce l'ha qua davanti? Che gli telefono fa? No, stavo a parlare con una persona, sto catorcio. Che è successo? Ma gli ho pure fatto mettere la marmitta catalessica. Catalitica, marmitta catalitica. No, il meccanico mi ha detto catalessica. Catalessi, morte apparente. Speriamo, perché a me sembra morto davvero. Io entro un'ora devo essere a Civitavecchia. Io le darei un passaggio, soltanto che sto senza macchina. Vediamo un po' se posso. Sai, io con i motori non è che ci capisco tanto. Vado al volante, metto in moto. Ma se non ci capisce tanto dei motori? Questo è il problema. Ma siccome sono stato fortunato, 2 volte oggi l'ho incontrata, può darsi che sarò fortunato anche col motore. Vada, vada, metta in moto. Speriamo che so fortunata pure io che mi metta in moto sta catalessica. Eh sì, deve essere una cosa di candele. Metta in moto. Vado? Vada, vada. Vado, eh? Sì. Oh, ha visto? Conte, ma lei ha visto? Grazie, grazie. Guardi, io mi fermerei, ma devo scappare a Civitavecchia. E vabbè. Spero di rincontrarla presto. Se sarò fortunato ancora, sicuramente. Se sposta? Sì, mi tolgo, mi tolgo. Vada piano, eh? Sì, sì, vada, vada, vada. Ecco. Vestita da indiana, a 500 rose. L'eleganza sta nel togliere, non nel mettere. Così diceva Lord Brummel. Possibile che Merce non sia ancora qui? L'ho chiamata 3 volte al cellulare, ma è sempre occupato. Ma noi dovrebbe essere già arrivata, ma che ora finisce di lavorare? Ma senti, la sua capa è una pazza. Alle volte la tiene in ufficio fino a mezzanotte. È un workaholic. E che vuol dire? Alcolizzata di lavoro. Ecco. Ammazza quanto parlano difficili questi inglesi. Che parlano inglese, nenè? Tu dovresti frequentare un pochino più Sviatoslav, così impari a parlare l'inglese e il russo. Oh, bella del zio, ecco il nostro piccolo erede. Mamma? Sta parcheggiando. Quanto ci mette? Se abitavamo a Piazza di Spagna arrivava fra una settimana. Ha parcheggiato. E ha rotto un altro vaso. Voi levate i vasi del parcheggio, no? Ma l'abbiamo fatto, ma lei se li va a cercare. Dice che mamma parcheggiava sempre sotto una pianta fiorita. Ma mamma andava solo in bicicletta. È ancora sano, grazie a Dio. Non preoccuparti. Comunque sarebbe meglio smetterla con questo omaggio a mamma. Tranquilla. Il vaso non si è rotto. Ho rotto con mio marito. È a Parigi con la sua segretaria. Ah.
Sono all'Hotel Majestic. Ho telefonato e ho chiesto della signora Baldacci. Tu sei la signora Baldacci? Sì, sono io la signora Baldacci, però me l'hanno passata perché in questo momento è lei la signora Baldacci. Cioè, voi donne mi siete diaboliche. No, è lui che è diabolico. Pensa che mi aveva detto che era a Cesena per un congresso. Eccola, avevo beccato pure io. Che cosa? Ah, no, niente, pensavo all'Hotel Majestic. Se ti può consolare non è un granché. Una volta ci sono stato e mi sono preso le pulci. Poi il giorno dopo sono andato al Marché più sai mi ha tirato le pulci. E ho fatto un overdose di pulci. È un po' come con la birra all'Oktoberfest, capisci? Non cercare di farmi ridere, guarda. Ma dai, su, in fondo questa donna è solo la sua segretaria. Lo sai in America come le chiamano le segretarie? No. Le mogli di giorno. Ma come le mogli di giorno? Ma no, perché passano più tempo loro con i mariti che le mogli legittime. Mercedes, tu devi stare più vicino ad Andrea. Senti, non darmi lezioni, eh? E poi dimmi come si fa a stare vicino a uno che lavora coi matti. Io domani chiamo l'avvocato, voglio il divorzio e siccome abbiamo ancora una casa in comune gliela lascio. Perché a me mi fa schifo lui e i suoi soldi? Faccia schifo lui è comprensibile, però insomma sputare i suoi soldi. Tanto ci sei tu adesso, no? È questo che voglio dirgli. Vattene via, brutto porco, tanto c'è mio fratello che pensa a me adesso. Ecco. Piuttosto mangio pane e cipolla, guarda. Ma scusa, invece di divorziare, proviamo a licenziarla questa signora, proviamoci. Licenziarla? Ma io la voglio vedere morta stecchita, voglio strozzarla, voglio passare sul suo cadavere così, voglio... Spostiamoci, se no passeranno sul nostro di cadavere. Manuela, e vai piano! Mercedes, tu guarda sta famiglia. Ma scalzona. No, ricominciamo che l'ho appena calmata, eh. Ma guarda, domani vado lì in ufficio e le ficco questo tacco da 10 centimetri nella testa. Che mi sono slocata una caviglia e mi sono anche beccata una multa. Capisco la solidarietà femminile, ma insomma lascialo fare a Mercedes, no? Ma cosa vuoi che faccia la zia? Lo sai che tipo è? Sono almeno 10 anni che sopporta quel gran mascalzone di zio Andrea che non sai quante corna le ha fatto e le continua a fare. Lo so, adesso lo sa anche lei. È lei, non ci voglio parlare, sta gran puttana. Sei matta? Ci parlo io. Pronto? Sono il fratello della moglie del marito con cui lei va a letto. Chi, scusi? Guardi che ha capito benissimo, sono Ricciardi. Sono il cognato del marito di mia sorella. Devo aver sbagliato il numero. Ha sbagliato uomo. Ecco, guardi, ce lo restituisca subito che ce lo spulciamo noi con tutte le pulci. Zio, ma chi è? Lei come si chiama? Simona. Ah, Simona. La segretaria di Zentrea si chiama Simona, giusto? No, si chiama Nicoletta, la mia capa si chiama Simona. Ma perché chiama a quest'ora? È perché è pazza, te l'ho detto, mi fa lavorare fino alle 2 di mattina. Mi scusi, signore, allora io sto parlando con la tua capa. Non lo è più, mi ha licenziata perché dice che le ho scoraggiato un cliente, un tizio che voleva fregare con un investimento non conveniente. Dai, metti giù. Signora, mi scusi, sono lo zio di Manuela. Ah, ora è tutto chiaro. E invece no, perché se lei ha licenziato mio nipote dopo l'orario di ufficio, il licenziamento è nullo. Ma poi perché? Perché cosa ha fatto, scusi? Basta, zio! Pronto? Pronto? Ma che sei, l'avvocato dei poveri? No, sono l'unico uomo in una famiglia piena di donne e devo stare continuamente allerta perché voi siete sempre in pericolo, ecco che cosa c'è. Io non sono in pericolo, sono stata licenziata e me ne assumo tutte le responsabilità perché quella mascalzona della Cavalieri è una specie di usuraia mascherata che vuole truffare la gente con investimenti non convenienti e io non me la sento di avallare. E chi avalla il tuo scoperto in banca e il box per il cavallo? Non lo so, per adesso mi va solo di brindare il mio licenziamento. La zia vuole divorziare e te brindi perché sei stata licenziata. Non c'è stata con la testa. Per fortuna che Mercedes questo giro non ha rotto il vaso. Lo sai quanto vale quel vaso? 30-40 euro. Eh sì, 30-40 euro. Quel vaso è della tua trisavola. Se lo vendiamo ci paghiamo il riscaldamento per tutto l'anno. Il vaso della trisavola è stato rotto da zia Merci 2 anni fa. Quello di plastica. Come di plastica? Oh, zio, hai ragione. Come facciamo con la casa, zio? E non lo so. Ma in qualche modo faremo, oh. Perché da quando ci sei tu ci sentiamo tutte più forti. È per questo che io me ne frego se mi licenziano, se zia Merci fa così, se Flaminia manda al diavolo tutti i suoi fidanzatini. Anche la mamma, hai visto, sorride di più. Certo, è sola. Secondo me dovremmo aiutarla a trovare un nuovo amore. Problema numero 1, Merci tradita. Problema numero 2, Beatrice senza marito. Problema numero 3, Manuela licenziata. Strategia d'attacco, Eva contro Eva, donna in carriera, mi ammazzoni. Mamma mia, che casino. Guardi, è arrivata la signora. Ah, grazie. Buongiorno. La signora gradisce dei fiori?
sono stupendi, certo, ma... Spero di aver indovinato il colore. Poi vorrei che lei accettasse le mie scuse. Sono Massimo Ricciardi, noi ci siamo sentiti ieri sera per telefono. Ah, il giallo è il mio colore preferito, ma come ha fatto? Il giallo è il colore della gelosia. Sai, ieri sera abbiamo avuto un problemino coniugale con mia sorella. Ma io sono qui non solo per chiederle scusa, ma anche per parlarle di mia nipote. Ah, sì, certo, capisco benissimo, ma vede... C'è una certa incompatibilità di carattere tra me e suo nipote. Mi dispiace per il licenziamento, ma... Piace molto anche a me, anche perché questa mattina avrebbe dovuto chiamarla il direttore della banca di Los Angeles, la mia banca a Los Angeles, dove io ho dei capitali investiti che potremmo affidarle dal momento che mia nipote lavorava qui. Senta, dove posso trovare dell'acqua? Oh, no, no, non si disturbi. Senta, c'è un bagno fuori? C'è una cuccinetta qua dietro, ma la prego. Ha pronto, Pino? Senti, devi fare quella chiamata. Devi chiamarmi a quel numero. Come quale numero? 0039 0682 4588 4588 Chiama. Chiamo. Anche se in questo momento stavo riposando su di un cuscino morbidissimo. Riemerge da quel divolti e chiamo. Vabbè, ma faccio una telefonata a carico, eh. Che carico? Lo scarica del mio conto. Mi devi dare un sacco di soldi. Sì, ciao. Ciao, chiamami, eh. Ciao, grazie. Eccoci. Oh, sono meravigliosi. È la stessa cosa che avrei voluto dire di lei. Non ha bisogno di controllare il trucco. Ma mi diceva a proposito di Manuela? Eh beh sì, dal momento che è stata licenziata io i capitali li lascerei in America, capisci? Oh, scusi. Prego. Sì? Sì, me la passi. È dall'America. Vabbè, ma tanto ormai non c'è più bisogno. Ah, buongiorno, direttore. È italiano? Sì, Pino Navarria, sa, lì in America il business è in mano agli italiani. Sì? Me lo passi? Melodia, melodia. Melodia. Pronto? Ah, buongiorno, direttore. Sì, mi scusi, guardi, quei capitali non li muoviamo più. Eh sì, dal momento che mia nipote non lavora più in questa agenzia... Sì, vabbè, la richiamo io. Sì, ci risentiamo. Va bene, grazie. Sì, ad Maiora. Arrivederci, arrivederci. Grazie. Forse ieri ho agito un po' impulsivamente. Sua nipote è così... Preparata e intelligente, vero? Certo. E poi, come ha detto lei ieri, l'ho licenziata dopo l'orario d'ufficio, quindi non ha valore. Insomma, non vorrei perderla. Ma sta parlando di me o di mia nipote? Di entrambi. Ah, beh, allora in questo caso bisognerà avvertirla perché so che avevo un colloquio di lavoro. Sì, ha ragione, bisogna farlo subito. Ma non mi ricordo il numero del telefonino. La chiama lei dal cellulare? Guardi che qui la ricezione è migliore. Non ho bisogno del cellulare, mi scusi. Manuela? Vieni, sali. Ecco. Così era sicuro che avrei accettato. So che lei non sa resistere alle tentazioni. E come fa a saperlo? Eh beh, perché in qualche modo ci assomigliamo. Sono arrivati. Scusatemi, ma si sono rotte le fogne, ho dovuto fare un intervento. Fatalità proprio oggi. Ma vedo che i lavori stanno andando bene. Mio fratello, il conte Ricciardi. Ah, mi scusi. È tornato dall'America? Sì, per le fogne. Sono 30 anni che strabordano sempre d'estate, perché qui sotto ci sono delle rovine archeologiche e i beni culturali non ci permettono di farle muovere. Sentite il puzzo? Что-то господин говорит? Ah, ничего, ничего. Дорогой, я не понимаю, что это за запах такой отвратительный? Do you speak English? Нет, я только по-русски. Solo russo. Pasternak!
Vieni qui a tradurre per il signore. No, 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 non occorre, non occorre. No, ma per carità, lo faccio con piacere, qui. Ma ha detto non occorre. Pasternak, eccomi. Yes, this. Allora, spiega al signore il problema delle fogne. Deve essere messa al corrente di tutto perché non voglio problemi dopo. Ma signor Conte è impazzito. Dobbiamo chiudere oggi. Contessa, gli dica qualcosa lei. Noi siamo persone oneste, cosa crede? Mia sorella ha passato tutta la mattinata qui tra i liquami per mettere a posto le fogne. Noi non vogliamo dare sole. Non vogliamo dare... Capito? Niet kuchu, niet kogo, abmanie vas. Да не беспокойтесь, мы эти стоки переведем в порядок. У нас, знаешь, знакомые в Бене культуральные, мы... Понятно. Нормально. Signor Conte, dice... Niente problema per fogna. Il signore ha detto che lui molti amici in beni culturali fa nuova fogna. Che vuol dire? Che pensano di corrompere il comune? Traduci. Ma voi siete dei gran mascalzoni. Non traduca né corrompere né mascalzoni. Ma bene che... Ma sto un govore... Ma sto su ma sa sciol. Signor Conte, a che gioco sta giocando? Se c'è qualcuno che gioca, quello è lei. E per di più bara. Io mi preoccupo per i suoi clienti. Ma sono anche clienti suoi. Ha avuto una caparra di 400.000 euro. Ma io me ne frego di 400.000 euro, ecco! Non è problema, questi stocchi. Il signore ha detto niente problema per fogna. Capito. Vabbè. Venite, vi faccio strada io. Venite che vi faccio vedere una cosa. Su. Ma che sta succedendo? Capisco, non capisco. Venite, venite qua a vedere. Ui, что здесь делают эти животные? Signore, dice cosa sono quelle bestie? Cinghiali carnivori, non ve ne avevano parlato? Слушайте, у нас кабану подстреливают. Пум, пум. Dice, noi facciamo caccia, пум, пум. Пум, пум, ho capito, che traduce, пум, пум? Мне здесь ужасно нравится, все в полном порядке. Мы берем, мы покупаем. Molto, molto contento. Prego, ti ridi, Cristianetti. Massimo, questi non cedono. Come facciamo? Aggressivo. Ma questo quando passa? Mannaggia lui. Lei sta prendendo noi in giro, dice signore. Perché state facendo tutta questa messa in scena? Allora parla italiano. Poco, ma capisco benissimo. Voi siete truffatori. Voi volete convincere noi a non comprare casa. Invece noi abbiamo dato 400.000 euro di caparra. Ma appunto, quindi basta una firmetta, una piccola formalità. Владельцев жуликов, где этот русачка заодно? Потом мы стойки починим, кабанов отстреляем. Ma che dice, questo traduci? Sì. Noi firmiamo, poi facciamo fogne, poi ammazziamo cinghiali, poi ammazziamo conte, contesse e che questo russo qui! No. Ma cosa c'è? Guarda là! Ma non ci si metta anche lei, signorina! Che precipitando, sta atterrando come ogni ora. Ma niente, 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 niente. Ma come? Ogni ora passa aereo su vostre teste? Certo, c'è l'aeroporto a 200 metri. Ma non si preoccupi, ci si abitua. No, no, che non mi abituo a questo. Vladimir, paio mazzude. No, 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 un momento, signora. Guardi che forse... Lei, è un vero mascalzone, lei. Ma cosa dice? Confermo. Ma svergnaio. Что, если мы от дома откажемся, то мы и залог теряем. Отвечай! Lui dice che se noi perdiamo casa, perdiamo anche caparra. Risponda! Risponda! Ma lei traduca, non deve interpretare! Cosa urla? Ma naturale, non vede che sta facendo tutta la messa in scena? Traduca, traduca! Boh, non capisco. Non capisce! Ma si è tradotto fino adesso! Probabile, ma io traduco solo per mio padrone. Bene, bravo! Bravo. Aspetti! Oh. Ma... Gospodina! Meno male, se ne vanno, va. Io potrei spiegare tutto! Meno male che sei tornato. Sì, sei stato eccezionale. Evviva zio Massimo! Evviva! Ma non è merito mio. Se non c'era Sviatoslav che traduceva, eravamo rovinati. Ma zio, siamo sicuri che la casa rimane a noi? Beh, il fax parla chiaro, vedi? In riferimento all'atto sopracitato vi comunichiamo che i signori Lavarischi revocano immediatamente l'offerta precedente e si riservano di adire le vie legali unitamente alla nostra agenzia per il risarcimento dei danni. Ma veracci, non sanno quanto durano le cause in Italia. Certo, i soldi se li ha già presi la banca. Non abbiamo neanche fatto in tempo a vederli. Beh, però la casa è... la nostra casa è salva, eh. Domani? Ho speso 20.000 euro di riscaldamento in un anno. Sì. E pensa che tengo tutta un'ala della casa al freddo, anche la tua camera. Senti, richiamiamo i russi, vendiamo sto mammozzone, oppure apriamo il gas e facciamo la finita. Non c'è. Se non paghiamo la bolletta, non ce la riattacca.
In cucina stiamo andando avanti con le pompe. Le tue figlie sono 3 ore che parla al telefonino. Flami, tesoro, e potresti chiamare col telefono di casa. Eh sì, perché così risparmiamo almeno 500 euro al mese del tuo telefonino. Ma sì, amore, devi innaffiare. Dico, ma sei pazza? Dobbiamo spendere il costo del telefono più il costo dell'acqua. Ma l'hanno chiamata. Ciao. Qui ci servono 20.000 euro. Ciao. Ciao. Assolutamente torna in America. Per fortuna che mi aspettano una decina di serate, sennò qui finiamo strozzati dai creditori. Grazie, bene. Così mi lasci da sola di nuovo. Ma che fratello meraviglioso che ho. Devo dire forte, ho salvato la casa. Sì, ma non hai salvato me. Chi la manterrà questa casa? Io. Con questa. Facciamo telefonando, adesso vediamo che. Oddio, chi è? Pronto? Pino? Che ore sono? È ora che torno a lavorare. Senti, quando cominciamo la tournée? L'hanno annullata. Ho preso un sonnifero per non pensarci. Buonanotte. Io ti devo... Io... Pronto? Pronto? È attaccato. Che è quel foglio? Niente. Come niente? La luce. Abbiamo speso 20.000 euro di luce. Ma che è sta casa, San Siro? Ma non urlare! Ma è possibile che ogni volta che guardiamo i conti ci arrabbiamo? E allora non guardiamoli più! Oh! Così avremo 1.000 creditori che ci bussano alla porta. Non ci siamo! Siamo affogati, sommersi dai debiti. Zio, c'è Gianluigi. E devo dei soldi anche a lui, ciao. 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 Devo dei soldi anche a te. Ah, non preoccuparti. Ciao. Ciao a tutti. Grazie ancora per ieri, Figurati. Ma davvero mio fratello ti deve dei soldi? Che vuoi fare? Ma una volta era in crisi con l'americana e gli ho mandato i soldi per un weekend. 10 milioni di vecchie lire. Weekend su Marte? A San Diego i prezzi sono alle stelle. Massimo, rilassati, che a pagare a morire c'è sempre tempo. Noi preferiamo morire, vogliamo essere tutti cremati, così risparmiamo i soldi delle bare. Vabbè, noi ce ne andiamo. Ma Massimo mio, ma sei troppo pessimista. Sei stato fortunato tu, c'hai ancora tutti i capelli, mica come Andrea. Comunque... Se non ci ammazziamo noi, ci ammazzano i creditori. Oppure mi ammazza Barbara. Perché mi ha dato tutti quei consigli, pure tu? Volevi conquistarla, no? Infatti l'ho conquistata. E adesso la mia rovina. Ma non è vero, dai. Sì che è vero. Ma ha rovinato quella. Chiamala. Barbara. Adesso lì è pure notte. Io devo andare a Castello Porco. Che dici, signori? Castello Porcello. Vabbè che americana, ma mi pare che mi sta insultando. Porco, porcello. No, I'm sorry, scusami. Castello, come si chiama figlio del mercante di Venezia? Ma che è il quizzo della Rai? Ma chi è sto mercante? Porzia, se non sbaglio si chiama Porzia. Allora portami Castello Porzia, no? Porzia no. Porziano, Castel Porziano. E mo potevo dire. That's right, go, 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 go. E vado, vado. Sì, certo, certo, signor Carletti. Certo. Ciao, buon caffè. Io invece mi berrei una bella cosa fresca. Solo l'acqua calda, quella semplice col calcio. Qualcosa troverò. Capisco, certo. Come no? State sempre a telefonare, ma chi chiamate? Ci abbiamo la lira, spendono e spanno. Signor Carletti, adesso devo chiudere. Sta spendendo una cifra enorme. Deve risparmiare per il matrimonio di sua figlia. Ho capito che ha 20.000 euro a disposizione, ma perché spenderli di telefono? 20.000 euro? Ad averceli, Massimi. No, sì, mi rendo conto che è difficile trovare il luogo adatto al ricevimento. No, non saprei proprio chi consigliarle per il catering. Nenè! Non ho speso niente, Massimi. È tutta roba di casa. Nenè! Ah, Nenè. No, scusi, è il nome della mia tata. Il nome del catering? Beh, sì, effettivamente Nenè è anche il nome di un catering. Il numero? Il nostro. E lo troviamo. Ah, certo, c'era mio zio. Cucina tradizionale con influenze orientali. Dice che fanno cucina tradizionale con influenze orientali. E com'è? E per gli addobbi? Mamma. Ah, Mamma B, sì, è il nome della ditta degli addobbi. Tutta artigianale, fanno anche cesti di frutta e verdura come centri tavola, veramente molto particolari, di classe. Ah, per la musica. Cristina in Cristi,
No, è uno, ma fa per due. Repertorio sofisticato, Gershwin, Weber. Pure ho soldato innamorata. Pure ho soldato innamorato. Ha detto che preferisce un soldato innamorato. Lo sapevo. Come? Ah, il nome della villa dove... Villa Ricciardi. Grandi eventi a Villa Ricciardi. Ah, Villa Ricciardi. Affitteremo la nostra casa per battesimi, matrimoni, comunioni, funerali. Ci abbiamo pure la cappella. Saranno tragedie, ma ti rendi conto? La nostra casa è in mano ad estranei. Avresti preferito vendere la nostra casa degli sconosciuti. Dove si trova? Se ci dà 20.000 euro i soldi per la benzina, lo andiamo a prendere con l'autista. Ah, viene l'autista a prenderla. Ma che autista? Ma Pasternak, no? Prego. La prendo le valigie. Guarda, vatti a preparare che andiamo a fare il catering. B, merci, fa dei cesti. Hai visto che avevo trovato per chi fare i cesti? Sviatoslav, Pasternak, dov'è Sviatoslav? La prossima volta che facciamo una riunione di famiglia lo voglio qui. Senti Gianluigi, dove posso trovare una divisa da ussaro? Sai, perché un autista vestito da ussaro fa sempre un certo effetto, è più elegante. Ma che sono tornati i russi? Gli ussari! Matti Oscar, fate preparare che andiamo a fare il catering. Ma chi è adesso? Oddio, è arrivata. È arrivata. C'è nessuno? Conte Ricciardi! Via, via, presto! Dovete scappare, è arrivata Barbara, è per di più armata! E noi dobbiamo organizzare un matrimonio per 70 persone! Ma proprio adesso deve arrivare il primo giorno di lavoro! Via tutti! Nenè, dobbiamo andare a fare la spesa! Gianluigi, dove sei? Sono qui, ma perché nessuno risponde? Perché non dovete rispondere! Questa è la mare, ufficiale giudiziario. È peggio, è Barbara. Ma perché parli con la bocca piena? Lo sto mangiando un po' di prosciutto. Ma sta sempre bagnante. È veramente il primo puntino che faccio, eh? Ma comunque un po' salato. Non so che salato pago io. Nenè, Nenè, fatte preparare! Mettiti di verde, dobbiamo confonderci col giardino. Dai, su, oh, su! Au, damn it. Jesus Christ. Oh, mamma mia. Senti, o rispondi o lo spacco al citofono, eh? Tappati le orecchie, fodera del prosciutto, che vuoi da me? Senti, Massimo, sai che ti dico? Io le apro, almeno la conoscerò. Dopo averti pagato 5 weekend a San Diego, molto più salati del tuo prosciutto, avrò il diritto di conoscerla. Se quella donna entra qua dentro, io sono un uomo morto. Oddio. Vabbè, aprile, parlaci, dille che sono in tournée nel Congo belga. Finalmente! Scusi, ma non avevo sentito. Consumato quasi tutto tardi. Mi dispiace. Ma che ti sei messa? E non mi hai detto tu di mettermi una cosa verde? È che è verde questo. Certo che è bella, eh? Pure la vedova nera è bella, però fa male. E non è un ragno. I ragni portano fortuna. Se non ti mordono. Mazza, che ci sono i sassi qua dentro? Ecco, là, già fa il cascamorto. Se ti vai da sola, io torno a casa, va bene? Oh, e se ti vede? E se mi vede lei, non mi vedrai più tu. Mi manda agenzia. Io interessata a comprare. Guardi che hanno deciso di non vendere più. Credo che lei abbia fatto un viaggio a vuoto. Ma io venire da Los Angeles. Lo sento. Sono pesantissime. Well, io portare valigie perché sicura di comprare e restare qui. Senta, forse... Mi fa vedere casa? Ma io già conosco. Già visto su internet. Io offro il doppio. Io devo comprare a tutti i costi. No, aspetta un attimo. Non ti faccio vedere la casa, Barbara. Ti porto in camera di Massimo. Ma tu chi sei? Massimo è qui? Tu come fai a sapere tutto? Massimo torna subito. Io sono Gianluigi Patrizi, il miglior amico di Massimo. Ti dice niente San Diego? Sì, certo. Lui mi porta sempre lì quando noi litigare per fare pace. Lo so. Mi telefonava disperato dicendomi che avevate litigato. E allora io mi intenerivo e gli mandavo i soldi per poterti portare a San Diego. Andiamo. So che ti piace il mare. Sì. Guarda sto mascalzone rinfarcione che va a dirle che mi ha pagato il weekend a San Diego. Ma davvero Massimo non t'ha mai parlato di me? Sì, aspetta. Forse sì. Tu sei amico molto più vecchio, non sposato, donnaiolo, nulla facente mascalzone, yes! Però, ma non molto più vecchio di Massimo ora che vedo. No, lui è così, mascalzoncello, donnaiolo e... Sì.
Sì, sì, lo so. Ma io tornata per fare conti con lui, eh? Sono tornata per fare conti e mazzare, perché lui deve ritornare in America, anche se cadavere, ma deve ritornare. Dov'è adesso? Ma dove vai? Quella non è camera mia, Gianluigi! Guarda che bella stanza! Sembra alcova. Infatti questa non è la stanza di Massimo. Questa è la camera degli ospiti di riguardo. Tutta rossa come cuore. Camera per amore. Stanza di peccatori. Questa è la stanza di Massimo. Perché stanza rossa vicina a stanza di Massimo? Forse camera per suoi amanti? Oh, che vai a pensare? Questa casa l'ha sistemata così il suo bisnonno più di 100 anni fa. Suo bisnonno sciupa femmine e lui preso da bisnonno. No, Massimo è sempre stato così amabile con le donne. Che bella camera di Massimo. Così virile, così... Questo è brutto però. Che ci vuoi fare? Gli attenati uno mica se li sceglie. È come la storia del bisnonno sciupa femmine. In effetti il bisnonno dormiva qui. E forse ogni tanto ospitava una concubina nella camera rossa. Senti le cazzate che dice questo. Che vuole dire concubina? Concubare, dal latino. Dormire con. Insomma, una donna con cui si dorme, si fa per dire. Tu sei molto innamorata, vero? Sì, molto, moltissimo. Te l'ho detto che Massimo ci ha avuto questa idea dell'agenzia. Cioè, affittiamo la nostra casa per matrimoni, pranzi di lavoro, ricorrenze. Ma allora se mi sposo con Bambitelli me l'affittate? Ti sposi? E dai, lasciami sognare. Vabbè, sogna. Sembri una ragazzina al primo amore. Un po' c'è azzeccata. È che io il primo amore non ce l'ho avuto. Mio padre è morto che c'avevo 13 anni e certo non c'avevo il tempo di innamorarmi. Oddio, una volta sono stata sul punto di sposarmi. Poi li ho dovuta andare via. È stata una delusione. Vabbè, mo non ci pensiamo, però insomma quell'amore che il cuore ti schizza fuori dalla camicia non ce l'ho avuto. Ma tutti quei cesti a che ti servono? I centri tavolo per il pranzo di nozze. Le zucchine, melanzane, peperoncini. Ma una volta non si usavano i fiori? La verdura è più trendy. Che vuol dire trendy? Quando una cosa fa tendenza. E perché non dici che è di moda? Perché è una perifrasi. Mo, aspetta. Che fai? Me lo appuntano. Trendy, perifrasi. Che vuol dire perifrasi? Tante parole per esprimere un concetto. È più difficile la spiegazione che la parola. Tutte queste parole difficili devo imparare. Oh, te l'ho detto che casa mia è pericolante. Fatiscente. Appuntati fatiscente. È un altro modo di dire pericolante. Oh, devi girare a destra e siamo arrivate, eh? Ma quanto tempo ci pensavi fatto un comizio? Dovevo tranquillizzarla, no? È una donna bellissima, in tutti i sensi. E ti aspetta. Ma tu non dovevi andare a fare la spesa. E sono andato e sono tornato. Massimiliano, innamoratissima di te. Questo è il problema, più innamorato e più arrabbiato. Poi guarda, io adesso ho bisogno di tranquillità, devo sistemare la mia famiglia. Non c'ho tempo per pensare all'amore. Non ce l'hai mai avuto. Pensa che te. Ciao. Ciao Beatrice, grazie di tutto, eh. Maria, non puoi salire a casa. Sono venuti i pompieri e hanno messo i sigilli. Ma che ho lasciato il caffè sul fuoco? No, è che ha ceduto il solaio dell'ultimo piano e abbiamo sgomberato tutto. Ti deve cercare un altro posto. Quando vado al Grand Hotel? Ma che me lo pagano i pompieri? Io poi ci devo dormire qui, se no gli avvocati se ne approfittano, me lo tolgono. Lo sai che c'ho lo sfratto? Beh, ma Maria, se è pericoloso, è pericoloso. Glielo dica anche lei, signora. Ma vieni a stare da noi per qualche giorno. Ma dai, B, tu sei troppo gentile. Già mi hai trovato il lavoro, mo pure l'alloggio. E dai, mi dai una mano a fare i cesti. Sei proprio un angelo. No, sono un'amica. E quelle sono più rare degli angeli. Mm.
wonderful. It's marvelous. Assaggia la sangria. Ma la vodka è una tua aggiunta. Oh, è buona però. Mi basta questo, non pensare più ai soldi. Però perlomeno le potevi dire che sono stato io ad insegnarti a strambare e a consigliarti di leggere John Donne. Perché sei più vecchio, più esperienza. Non capirai, più vecchio di 6 mesi. 6 mesi sono 6 mesi. Un bambino nasce in 9 mesi, ma poi cosa pretendi? Come se si era venuto per Cerac, dicesse quello scemo che doveva conquistare Rossana, o dille che sono io che ti doppio quando le parli dietro le frasche. Cyrano però rispondeva alle domande. Tu perché le hai detto che ero io il mascalzone? Perché le donne adorano i mascalzoni. Infatti, sta su che ti aspetta per un pomeriggio di fuoco. Sta facendo la doccia. La doccia? La doccia è rotta! Oddio, ci giochiamo a Barbara! Ma come rotta? Non l'hai ancora fatta aggiustare? E costava 12.000 euro! Ammazza, e che c'hai? Le cascate del Niagara in bagno? No, è che bisognava rifare tutto l'impianto del piano di sopra. Io mi faccio la doccia ancora con il tubo dell'acqua che entra dalla finestra, si è rotta la cipolla. La sangria è fondamentale. L'unico modo per calmarla è elettrizzarla con la sangria. Senti, io vado, Poi vieni su e la inviti a fare un giro. Così avrò il tempo di lavorare, ok? Ma dove vuoi che la porti? In albergo? Sì, dove ti pare. Io insisterò perché le rimanga, ma è tutta scena, ok? Oddio, mi giro la testa. Barbie! Barbie, la cipolla! The onion! Non si dice niente, cipolla. The rubinetto è srotto! E la doccia è sproken! Ah! Si è schiantata. Love! È casa cadere a pezzi! Tu fatta male, tesoro. Male di testa, questo è molto pericoloso. No! E non riuscire più a uscire. È tutto pericoloso. Noi non mani per aggiustare, capisci? Oddio, tu non puoi rimanere qui. Tu devi ritornare a LA, devi ritornare a casa nostra. Ani, io non posso. Io dovrei rimanere a RA, Roma, capisci? Perché mia sorella, nelle mani degli usurai, strozzate dei creditori. Vieni qua, fammi vedere. Senti, fammi vedere. Ma siamo, what are you talking about? Ma cosa dice? Voi ricchi, voi nobili. Guardi, ma quale ricchi? Quale ricchi? Questa? È la mia doccia, my shower. Acqua per i fiori, acqua gelata pure d'inverno. Io gridare Sviatoslav e lui aprire acqua. Sviatoslav! Hai visto? Chiudi Sviatoslav! Non è possibile. Io l'ho detto. Noi poveri, io non potrei ritornare. Voi ridotti così? Sì, sul lastrico. Ho chiamato prima Pino e mi ha detto che hanno cancellato la tournée. No, povero amore mio. Tu povero e disperato. Amore, io povero, non disperato. Comunque mi riprendo, non ti devi preoccupare. Sì, come? Sono maestro di cerimonie. So quanti bicchieri mettere a tavola, come fare i conditi, cosa dire o non dire a un pranzo, conosco l'etichetta. Oddio, tu fai maggiordomo? Senata, che maggiordomo? Io organizzare pranzi, matrimoni, grandi eventi a Villa Rizzardi. Anche il nostro matrimonio? Sì, dopo, quello dopo. Prima matrimonio, signor Carletti, guadagnare 20.000 euro così pagare debiti di sorelle. Ani, io adesso c'ho molto da fare. Ma Ani, tu hai serate, tu guadagni col tuo lavoro di cantante. Senti, io ho messo tu CD, tu molto bravo, tu fantastico. Anche aeroporto ho detto tu bravo. Sì? Però tu cattivo. Perché? Perché tu hai fatto me girare tutto il mondo per trovarti. But I'm gonna forgive you. Io ho fatto te una sorpresa. You're gonna love it. You're gonna love it. You're gonna love it. Io ho portato te regalo. Ah, ma che amore, che carina. Mi ha fatto fare testone. Schiaccia. Pesante, Molto carina. Mettiamo il cappuccione qua. Adesso tutti siedi qui, Ti riposi. Bevi la sangria. Ma io non riesco a bere, no. Aiuto, aiutare, sì, meglio. Come San Diego. Tu sai, io ho conosciuto tuo amico. Ma lui non così vecchio come tu dici, Vale Babbo Natale. No, molto carino. Lui ha dato me il bacio con Sofia. Ah, lui tuo amico. Lumacone bavoso. Che vuol dire lumacone bavoso? È che quando vede una donna gli viene la colina. Aquilina? E lui è Latin lover. Oh, Latin lover, really? I wouldn't believe so. Anyway, noi chiacchierato pochettino. Lui accento inglese molto buono. Ha detto me che ha imparato inglese in cielo. È perché c'ha sempre la testa fra le nuvole, capito? Lui pilota spericolato, Roger, ma il suo inglese si chiama comandi di volo, capito? Lui è matto vero. Ma a me non sembrava matto.
Perché non l'hai mai visto volare. Guarda questo che si mette a fare la corte a Barbara. Ma che vuoi? Massimo, dove hai imparato a fare la sangria? A San Diego? A San Diego non ci mettono la vodka e la fogliolina di menta. Senti, volevo chiedere a Barbara. Vuoi andare a fare un giro, Bobby? No, grazie, cambiare idea è stanca, rimane qua. Ah, peccato. Avrei potuto farle vedere la città eterna. Se è eterna ci sarà anche domani. Io non stanca, io voglio vedere città esterna, voglio vedere Roma. Ma come vi viene in mente di andare sabato a fare un giro a quest'ora con il traffico che c'è? Io non... Volevo dire con l'aereo per portarla via. La Barbie ha paura di volare. Ah, io adoro le donne che hanno paura di volare. È un segno di grande voglia di vivere. Ma che hai letto? Il manuale del piccolo psichiatra. Lui è specializzato nei manuali. Ha appena riletto quello che rompe i coglioni. Siete lei qui? Ciao, zio. Ciao. E lei è... Ah, ma allora è entrata? Chi è lei? Se dice zio che vuoi che sia. Denise, la nipotina. Ah, tu molto bella. You're really beautiful. Hi, nice to meet you. Io zia Barbara. E io sono Manuela. Piacere di conoscerti. Tuo zio Max ti ha parlato di me? Sì, certo, come no. Ha detto delle cose fantastiche. Che sei una donna molto forte, divertentissima, pazzesca. Vabbè, basta, se dopo sei monta. Zio, gli invitati sono diventati 75. 76, anch'io ci sarò. Ci sarò, il futuro vuole l'accento. Comunque 77 perché ci sarò anch'io. Ma che c'entri te? Ah, lei è altra nipotina. Ciao. How are you? I'm Flammy. Nice to meet you. Welcome. Ecco, vai a studiare l'inglese te che è meglio. Ciao a tutti. Ah, pure questo. Ciao. Lei anche Nice? No, io Maria, non Nice. Ciao. Bonjour. Lei è americana, non è francese. Se non è Nice, chi è? Sorella? No, massaggiatrice. Io faccio i massaggi. Hi, how are you, darling? This is my English. I am... massaggiator. Sì, terminator. Masseuse. Masseuse. What kind? Che tipo di masseuse? Ah, signor, ma che ha capito? Io sono lavoratrice, faticatrice, Ma tu guarda questa, mo' perché parla in inglese se permette. Molto, molto piacere, io sono Gianluigi. Come deve parlare? È americana, lei lavora con mia sorella, è qui per una visita. Si porta valigia? Sì, si cambia spesso. E che casa mia essere crollata, ha capito? Io sono una povera disgraziata italiana, altro che massage. Lasci stare, massage. Beh, io comunque rimango qui qualche settimana. E dov'è la camera rossa? Ah, è lontana, l'altra ala. Signorina, stai in camera rossa? Camera rossa sta qui. Perché tu dici bugie? Io. Ma io non ho capito. Ma che ce l'hai con me? Ma chi è che dice bugie? Perché camera rossa è per concubines, right? Senta, signora, io l'inglese non lo parlo. Lei parli come mangia. Ma che vuol dire sta concubine? Dal latino, concubare, dormire con. L'ho insegnato anche Barbara. Ma se non parla neanche l'italiano. Gianluigi, scalda i motori, che io vengo in cielo con te. Ma ti porterò in paradiso. Sta a provare, eh? Tosta, per portarla fuori ho sudato 7 camicie. Vabbè, io vado. Signora, mi permetta di... Magari la camera rossa è di là, è là. Ah. Attenta all'artrite. Tu pensa agli acciacchi tuoi, prego. Ah, lei c'ha l'artrite? Io posso fare un massaggio alla mano. C'è un olio di betulla che fa proprio a caso suo. Signora, io sono nelle sue mani. A più tardi allora, eh? Dì a Bobby che l'aspetto di sotto. Sì, ma le 8 a casa, è chiaro? Ok, Bobby. Sì, Bobby.